oggi ti portiamo a spasso. Di solito sei sempre chiuso in negozio da noi a fare delle recensioni di prodotti. Oggi cambiamo genere e sarà una cosa che faremo più spesso perché merita assolutamente. E stiamo andando verso casa di un nostro cliente, non diciamo dove per ovvi motivi di privacy, per farti vedere e recensire una saletta cinema molto bella dove ci sono vari componenti, spicca in assoluto il GTZ380 di Sony, poi lo vedrai, schermo alto contrasto, Envy, Trinov, Dali, JL Audio, tanta roba. Sono molto curioso. Bentornati sul canale YouTube di Audio Quality. Oggi vi vogliamo fare vedere una delle salette che abbiamo realizzato a casa di un nostro cliente, che è stato così gentile da concederci il permesso di effettuare delle registrazioni. Iniziamo dalla parte con tutte le elettroniche. Di fianco a me qui dietro vedete il rack. Qui ci sono tutte le elettroniche che sono in un locale separato rispetto alla sala cinema vera e propria. Abbiamo il processore MadVR Envy e poi tutti i pre finali, cioè il processore Trinov, finali Anthem MCA 525, abbiamo anche i finali per i subwoofer e tutte le altre elettroniche, ad esempio vedete anche il decoder satellitare di Sky con lo Sky Q e lo Sky Q Mini. Questa quindi è tutta la centralina di controllo dove abbiamo concentrato le elettroniche, diciamo tutto il cuore del sistema per la parte dei dispositivi e l'elaborazione del audio e video. E poi adesso vi portiamo nella sala cinema e vi facciamo vedere come è composta, come l'abbiamo realizzata e che sistema abbiamo inserito al suo interno. Come vedete ci siamo spostati nella sala cinema vera e propria. La sala cinema che abbiamo realizzato comprende due seduti di divani sfalsate su due livelli diversi. Abbiamo poi un impianto con uno schermo Darkstar 9 da 3,5 metri di base in formato 21 noni. Gli diffusori sono Dali sui frontali e poi abbiamo Dynaudio per i surround e i canali Atmos. Il proiettore è un Sony VPL GTZ380, quindi una macchina di altissimo livello. Abbiamo poi due subwoofer JL Audio sul frontale e uno sul lato posteriore. Nella sala abbiamo realizzato un'integrazione a livello di trattamento acustico utilizzando l'arredamento acustico di Arnovion. L'arredamento acustico di Arnovion svolge una doppia funzione. La prima è quella di trattamento acustico passivo. Che cosa significa trattamento acustico passivo? In pratica, i pannelli che potete vedere ai lati della sala vanno ad esercitare una funzione che serve ad eliminare gli effetti negativi che l'ambiente esercita sul suono, cioè quegli effetti negativi che vanno a determinare una minore qualità nel modo in cui il suono dai diffusori arriva poi alle orecchie dell'ascoltatore. Con questo trattamento si va ad ottimizzare tutto l'effetto che l'ambiente esercita sul suono, eliminando tutte le negatività, e si migliora quindi la qualità e l'esperienza generale. La seconda funzione dell'arredamento acustico Arnovion è invece meramente estetica. Come potete vedere c'è anche una scelta di colori ben precisa e serve quindi a avere una sala più bella da vedere, che cela tutti i componenti alla vista. Qui infatti dietro a questo trattamento acustico ci sono molteplici diffusori che appunto non si vedono più, spariscono, esercitano la loro funzione al 100% ma non si vedono più, quindi dal punto di vista dell'integrazione è sicuramente un pregio e aiuta a migliorare come la sala viene percepita dal punto di vista del design. Ovviamente, come avete visto all'inizio, il rack con tutti i componenti si trova in un'altra sala rispetto alla sala cinema vera e propria. Quindi abbiamo, a maggior ragione, previsto un sistema di controllo integrato per gestire tutti i componenti, quindi dal proiettore al processore video a tutto l'audio e anche le luci, e per questo abbiamo utilizzato Elan, che ci permette di controllare tutto la sala cinema tramite anche semplicemente uno smartphone, un tablet. E quindi tutto all'insegna della massima semplicità, c'è versatilità nel dispositivo che si può utilizzare in sostituzione del telecomando ed è tutto automatizzato, quindi semplicemente basta selezionare lo scenario d'uso, per esempio sala cinema, per far accendere tutto l'impianto automaticamente. Come vedete dietro di me c'è il proiettore GTZ380 Sony, lo vedete integrato all'interno di un box che lo racchiude completamente. Questo serve perché il proiettore Sony è una macchina da un flusso luminoso veramente molto robusto, sono 10.000 lumen,
che su uno schermo come il Dark Star 9 da 3,5 metri di base in formato 21 noni si traducono in oltre 300 nit su schermo, è un effetto davvero molto molto coinvolgente, praticamente sembra di vedere un maxi televisore. C'è però un effetto che va contenuto ed è la rumorosità del sistema di raffreddamento. Chiaramente una macchina con un flusso così robusto deve essere ben raffreddata. Come potete vedere, i divani, soprattutto la seduta dietro, è praticamente sotto al proiettore. La rumorosità del proiettore potrebbe comunque farsi sentire e infastidire, soprattutto magari nelle scene più silenziose. Per eliminare questa limitazione abbiamo appunto realizzato un sistema di integrazione custom, quindi realizzato ad hoc. Questo box va a racchiudere completamente il proiettore, esce solo l'ottica sul frontale. In questo modo non si sente assolutamente il rumore e il sistema di raffreddamento è assicurato da una ventilazione interna che quindi mantiene perfettamente raffreddato il proiettore. Ci siamo spostati per farvi vedere un particolare dell'arredamento acustico Arnovion. Dietro questi pannelli, come abbiamo detto, ci sono i diffusori Dynaudio, sono gli S4W80 da incasso, ne abbiamo 6 e ne abbiamo poi altri 6 sul soffitto, sono in questo caso però gli S4C80. Come si può notare, questo trattamento va a celare tutti i componenti alla vista, non c'è quindi niente che si possa vedere che possa rovinare il design della stanza. A livello però di qualità del suono c'è un miglioramento perché, come abbiamo detto, questo arredamento acustico funge anche da trattamento acustico passivo e migliora la qualità del suono. Dietro di me potete vedere lo schermo Dark Star 9. Sul frontale, come abbiamo detto, abbiamo dei diffusori Dali Phantom S180, sono diffusori da incasso che vengono utilizzati per gestire il canale sinistro-destro e anche il centrale. Sempre sul frontale, tra l'altro integrati sempre a incasso tra i diffusori Dali, abbiamo i due subwoofer frontali JL Audio che si vanno poi aggiungere ad un altro subwoofer sempre da incasso, sempre JL Audio, posto però sul lato posteriore. Quella che avete visto quindi è una panoramica della sala cinema che vi abbiamo voluto mostrare per farvi capire cosa possiamo realizzare con il nostro servizio di progettazione sale on cinema. In questo caso siamo partiti da un ambiente completamente spoglio e l'abbiamo progettato da zero, seguendo ovviamente le richieste del cliente. Naturalmente il servizio di progettazione di sale on cinema si adatta a vari tipi di ambienti di varie dimensioni e viene eseguito a seconda delle richieste e del budget a disposizione di ciascuno. Se vi interessano tra l'altro questo tipo di video, ne realizzeremo altri in futuro, quindi continuate a seguirci perché vi porteremo altre salette che abbiamo realizzato a casa dei clienti e anche la nuova sala on cinema che abbiamo realizzato nella nuova sede del nostro punto vendita di San Lazzaro a Bologna. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi e di attivare la campanella delle notifiche. Un saluto e alla prossima!